Oggi siamo in compagnia di Emanuele Rossi. Ciao Emanuele. Ciao a tutti. Con Emanuele ci siamo incontrati e conosciuti durante una clinic di Jeff Loomis, sì. Utilizzatore di Schecter da qualche anno. 2009 ormai, diciamo. Diciamo di sì. E Jeff Loomis, una delle chitarre che usi è proprio una sì. Signature. E ci ha dato un po' di materiale da sentire, abbiamo valutato il tutto e abbiamo oggi trovato una quadra per iniziare questa collaborazione diretta con Schecter. Finalmente, dai. E ci fa ovviamente piacere, anche perché è un chitarrista che utilizza già due modelli Schecter, quella Jeff Loomis e la Razor, la bianca. E adesso passi a una chitarra a ponte fisso, sì, per avere qualcosa di diverso. Lui mi ha detto che le sei corde non si ricorda nemmeno come siano fatte, quindi... purtroppo sì. Purtroppo per fortuna, purtroppo sì, ti piace. Io sono ormai ho imparato, diciamo, a usare sette corde. All'inizio ero molto scettico, no, la chitarra va a 6, uno di quelli diceva chitarra a 6. Poi dopo passare del tempo, tra il fatto che mi piacciono le cordature droppate e basse, prendiamo la sette corde e da lì è piaciuta. Infatti la sei corde mi sa che la cantuano per un po', poi magari più avanti nel tempo. Bene, e chitarrista dei My Black Light. È un gruppo che è nato a Biella, è dal 2008 che siamo in piedi e facciamo dirti il genere vero e proprio, qualcuno dice gotico, qualcuno dice prog, ma per curiosità, se volete prendere il nostro CD, lo ascoltate e fate prima. Fate prima, sì, perché addirittura si chiamano fitness metal qualcuno, sì, ma non è vero. Qui bisogna correre mentre lo ascolti. No. Scaldamuscoli, eccetera, eccetera. No, scherzo. Sì, ormai ci sono una serie di, come si chiama? Sì, ormai ci sono tante... Sì, tutti incasellati, cioè. Comunque, è un bel CD, quindi voglio dire, io l'ho sentito. Siamo sotto la Massacre Record da un anno. Come sta andando questo CD, la presentazione dell'album? Allora, l'album è stato presentato nel 2011, praticamente adesso è quasi un anno che è fuori. E molto, addirittura qualcuno si è paragonato Queen su alcune riviste, queste sonorità molto opera, molto aperte. E sta andando bene, insomma, ha avuto degli ottimi riscontri, critiche positive, è arrivato in tutto il mondo, comunque la Massacre distribuisce tutto il mondo, è arrivato in Cile, Australia, e ovviamente Europa, Nord Europa, certo. Sono arrivati anche in Giappone, quindi va bene, meglio delle prospettive, quindi siamo molto soddisfatti. Schecter, tre modelli adesso, no? Non c'è due senza tre, quindi infatti, oggi è arrivato il terzo modello ufficiale direttamente da sì, proprio dalla casa. Più di così, adesso sei vincolato per un po' di tempo con... direi, ben volentieri, perché tanto usavo già Schecter. Io l'ho preso, ti dico, la mia storia con Schecter è nata, purtroppo per fortuna, a scatola chiusa, perché io non avevo mai avuto occasione di provarle, l'ho sempre viste su internet appunto, e ho detto ciao. Facciamo la foglia, la prendo. Qual è stata la prima che hai preso? L'ho presa. Come ho fatto così, ho detto questa è mia. Nonostante sia una sette core, no, la seconda sette core che avevo altri modelli, e ho fatto così, ho detto boh, questa qua è la mia. Quindi da lì non mi sono più staccato dalla scelta. Tre chitarre, tre suoni diversi, e, che dire, una, beh, la Jeff Loomis, penso sia la scelta per eccellenza, non so, chiamiamola così. Sì, diciamo che hai preso tre modelli, comunque, che sono i tre modelli di punta per, sì. per la parte rock metal, nel senso sì. La Jeff Loomis, perché infatti è quella, è fine, l'Air Razor, che comunque ormai sta diventando uno standard un po' per tutti, sì. un po' per tutto, sì. e poi questa nuova bambina. Questa qui che è diversa ovviamente, più spinta, più leggera, che fa comodo. E mi piace perché mi ricorda anche la Loomis, come dicevamo prima, come fattezze, diciamo. E poi sono metallaro, quindi il suono spinto piace, non c'è niente da dire. Abbiamo sentito. Sentito.
Anzi, sentirete dopo magari. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Bene, prima di salutarti, ovviamente la domanda di rito è progetti futuri. Progetti futuri, c'è stiamo lavorando per un secondo disco. Abbiamo iniziato a buttare giù del materiale, ma penso che ci andrà ancora un pochettino di tempo. Certo. Comunque sarà qualcosa di, penso, diverso dal primo. Nonostante il primo ci dia avuto a un filone suo, ho detto proviamo, non dico cambiare, ma fare qualcosina di... Innovarsi un pochettino. Ecco, perché un giorno d'oggi va bene. Sì. Quindi... Bene, vediamo, avremo Schecter che regneranno sovrane. Sì, assolutamente. Siamo curiosi di sentire le anteprime, noi, e poi gli altri compreranno il CD poi. Potrei fare, ma non faccio niente, qualche riffino, no, ma adesso niente. Bene, allora direi che io ti saluto, ti ringrazio di essere passato a trovarci e adesso ci farai sentire un pezzo con la prima chitarra, l'Hellraiser. Ciao a tutti. Ciao a tutti.